Ciao a tutti. Questa sera ci sarà la luna piena in Vergine e avevo pensato di proporvi questa breve pratica con il saluto alla luna, che molti di voi ogni tanto mi chiedono. Sarà una pratica appunto molto breve, faremo due cicli, il primo molto lento e spiegato e il secondo cercando di mantenere il ritmo del respiro, magari non andiamo proprio un movimento, un respiro, cerchiamo di farlo su due. Ma cerchiamo di dare più fluidità. Darò diverse alternative, varianti sulle varie posizioni. Sarebbe meglio scaldare un po' il corpo prima, ma facendolo due volte in maniera molto lenta, riusciamo con un saluto al sole molto lento all'inizio. Prestiamo sempre molto bene attenzione agli allineamenti e ascoltiamo il nostro corpo. Ci portiamo in Tadasana. Iniziamo a percepire bene il nostro corpo, l'allineamento, le braccia morbide abbandonate, le dita verso i piedi e per qualche istante semplicemente ci allunghiamo verso l'alto, immaginando che dal centro della testa parta un filo che vuole allungare vertebra dopo vertebra, tutto verso l'alto. Il mento arretra, rimane parallelo, le spalle si sollevano, ruotano indietro, il petto si apre, piccola retroversione del bacino, il coccige un po' in avanti, i glutei verso il basso e rimango qualche istante ad ascoltare il mio respiro, a percepire il mio corpo allineato, a percepire la mia mente sgombra, concentrata sul respiro e sul qui e ora. Qualche istante ancora, se oscillo è normale, sento i piedi ben radicati a terra e dall'alto riparte tutto il check, tutto il controllo della mia postura. E mi preparo ad iniziare. All'inspirazione apro gli occhi, sollevo le braccia, intreccio le dita, punto gli indici verso l'alto, espiro qua, abbassando le spalle. Inspiro, mi allungo, espiro, vado a destra. Ardha Chandrasana, inspiro, ritorno al centro, mi allungo, espiro, vado a sinistra. Ancora inspiro, torno al centro. Espiro, braccia lungo il corpo. Divarico i miei piedi, portando le punte in fuori e mi porto nella posizione della dea. Piego le ginocchia in linea con le caviglie, spingo un po' il coccige in avanti, ruoto bene le spalle indietro. Apro il petto, i gomiti a candelabro, qualche respiro qua. Mentre prendiamo bene consapevolezza con la forza di questa posizione, di quest'asana. Inspiro ed espiro, stendo le braccia, altezza delle spalle, stendo le gambe, contengo sempre la mia retroversione del bacino e poi lentamente mi porto nel triangolo, chiudo il mio piede sinistro a 45 gradi, apro a 90 il destro, le braccia sempre allungate, inspiro, mi allungo col braccio destro verso il mio piede e la mia gamba destra, fin dove arrivo. Espiro qua e apro bene il petto, respiro. Poi lentamente guardo il mio piede destro, la mano sinistra scende, il piede sinistro si appoggia tutto in linea con il destro. Posso portare le mani a preghiera dietro la schiena o semplicemente prendere i gomiti allungando bene la schiena, rientrando l'addome, espiro, vado verso la mia gamba destra. Il mento è sempre un po' rientrato, posso ammorbidire in questi primi momenti il mio ginocchio destro, respiro. Le mani vanno poi a terra, piego del tutto il ginocchio destro, allungo un po' indietro il mio piede sinistro e entro in questo piccolo affondo. Respiro qua, controllo sempre gli allineamenti, ginocchio, caviglia. Poi sollevo il ginocchio sinistro, tutta la pianta del piede da terra, controllo gli allineamenti, caviglia e arco del piede. Prima variante, la mano destra può andare a terra con la punta delle dita, se voglio posso tenere dei blocchi, stendo il braccio sinistro, oppure alzarmi e sollevarmi un po', tenendo bene l'avambraccio sulla coscia. Scelgo la mia variante, respiro qua. E poi inspirando mi sollevo, chiudo il piede destro, apro il sinistro, entro dall'altra parte, stessa variante, quindi se voglio posso mettere l'avambraccio sulla coscia o scendere verso terra, posso anche fare in un primo giro
semplicemente la coscia fin quando non sono abbastanza scaldata. Respiro qua, guardo il mio piede sinistro, le mani vanno a terra, stacco il tallone destro, appoggio il ginocchio, piccolo affondo, respiro, poi stacco il ginocchio destro, cammino un pochino in avanti col piede fin quando sono allineati e come prima scelgo la mia variante, porto o le mani a preghiera dietro di me o afferro i gomiti, rientro l'addome, allungo bene la schiena e scendo qui, respiro. Poi lentamente sciolgo, porto la mia mano sinistra, sempre lungo la coscia o la gamba, chiudo leggermente, un po' di meno, il mio piede destro e mi sollevo nel triangolo. Respiro qua, spingo il coccige in avanti, respiro. Poi mi risollevo chiudendo entrambi i piedi, mantenendo le punte in fuori, nella posizione della stella, e mi riporto nella posizione della dea. Inspiro di nuovo, stendo, braccia lungo il corpo, posso fare un saltello e ritornare in Samasthitidi o Tadasana. Proviamo a rifarlo aggiungendo un altro pezzettino. Inspiro, sollevo le braccia, intreccio le dita, punto gli indici verso l'alto, espiro qua. Inspiro, vado a destra, espiro, ritorno. Inspiro di nuovo, mi allungo e ritorno, sciolgo le braccia, divarico i miei piedi, le punte in fuori, posizione della dea, apro il petto, tengo l'addome, stendo le braccia, espiro, chiudo il piede sinistro, apro a 90 gradi il destro, scendo nel triangolo allungandomi verso la gamba e il piede. Guardo il piede destro, faccio scendere il braccio sinistro, anche il piede che ho dietro si sposta, aggancio le mie mani nella posizione che preferisco, ruoto le spalle, scendo nel mio piegamento in avanti, mani che vanno a terra, porto il ginocchio sinistro, apro il petto, inspiro qua, stacco il ginocchio sinistro, allineo bene tallone e arco del piede, estendo il braccio sinistro oltre la mia testa, respiro, inspiro, mi sollevo, chiudo il piede destro, apro il sinistro, espiro, scendo dall'altra parte, posso sempre scegliere la variante della mano sulla coscia, guardo il mio piede sinistro, le mani vanno a terra, stacco il piede, piccolo affondo, apro. Inspiro, mi sollevo, avvicino i piedi, intreccio le dita come le mani dietro la schiena, allungo bene, espiro, scendo. Le mani cadono, vanno a terra, il piede destro rimane a 45 gradi, inspiro, mi sollevo nel triangolo, allungo bene. Inspiro, mi sollevo, punte dei piedi in fuori, posizione della stella e posizione della dea. Inspiro, stendo, braccia lungo il corpo, piccolo saltello e inspiro, mi sollevo, espiro, vado a destra, inspiro al centro, espiro a sinistra, inspiro ed espiro, lascio andare. Lo facciamo una terza volta, un pochino più fluido. Ci siamo scaldati già un pochino. Io faccio la variante con la mano a terra, voi tenete pure più semplice all'inizio per chi non è molto flessibile, l'avambraccio sulla coscia, molto lentamente, però cerchiamo di farlo pulito, con respiro. Inspiro, allungo, intreccio le dita, punto gli indici, espiro qua. Inspiro, mi allungo. Espiro ad Ardha, Ardha Chandrasana. Inspiro allungo, espiro a sinistra, Ardha Chandrasana. Inspiro allungo, espiro, rilascio. Divarico le mie gambe, punte in fuori, non troppo, e mi porto nella dea. Inspiro qua, espiro, stendo, posizione della stella, spalle basse,
Piede a 90, 45, inspiro ed espiro, scendo verso il triangolo a destra, un respiro qua, la mano sinistra scende, porto il piede sinistro in linea, porto le mani dietro la schiena, ruoto le spalle e scendo verso la gamba destra, respiro, inspiro, mani a terra, piego il ginocchio destro, appoggio il sinistro, espiro qua, inspiro, apro il petto, tengo l'addome, stacco il ginocchio sinistro, tutta la pianta del piede a terra e inspirando mi allungo, braccio sinistro oltre la mia testa, respiro qua, apro il petto, inspiro, mi sollevo, espiro qua, inspiro, chiudo il piede destro, apro il sinistro, allineamenti. Arco del piede e tallone mi allungo, sempre allineamento ginocchio caviglia, guardo il piede destro sinistro, mani a terra, appoggio il ginocchio destro e inspiro, apro il petto, respiro, guardo il mio piede sinistro, faccio un passo per avvicinare i due piedi, espiro qua, mani dietro la schiena o con i gomiti, inspiro, apro il petto, espiro, scendo giù. Inspiro, mi sollevo, le mani scendono, chiudo e allargo un pochino i miei piedi e mi porto nel triangolo verso sinistra, tengo l'addome. Inspiro, mi sollevo, punte dei piedi in fuori e mi riporto nella dea, allineamenti. Inspiro, stendo le braccia lungo il corpo, piccolo saltello, mi sollevo con le braccia, intreccio le dita, inspiro. Espiro a destra, inspiro ed espiro a sinistra, inspiro al centro e rilascio, mani al cuore, namaskar. Grazie, spero che vi sia piaciuto. A breve manderò qualche messaggio perché ho in mente qualche piccola idea. Che però ha bisogno di qualche giorno, qualche ora ancora per essere ben elaborata. A presto, ragazzi. Ciao.